Benvenuto nel nostro canale, quindi arriva un nuovo giorno e abbiamo la possibilità di incontrarci di nuovo, ne siamo davvero felici. Vorremmo trascorrere un Natale molto sereno, caldo e gioioso con la famiglia e i nostri cari. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020. Oroscopo Capricorno: di duri e puri con la luna nel segno, nel vostro segno a darvi forza e determinazione il transito lunare, a braccetto con Plutone, Giove e Saturno, sarà l'ultima volta, perché da dopodomani gli ultimi due cambieranno postazione, andandosi a occupare, nel bene e nel male, delle vostre finanze. La notizia la accogliete con un mix di sollievo e disappunto, vero che le prove sono state lunghe e pesanti ma sempre accompagnate da qualche bonus, ora più che mai il futuro vi spaventa, sentite di perdere una zavorra, ma anche una protezione. Responsabile di questo abbassamento d'umore tre astri in dodicesima casa, il Sole e Mercurio già presenti da qualche settimana, raggiunti in serata da Venere. Dunque frenata anche sulle amicizie, e sulle cottarelle indichiarate, si apre un periodo tutto meditazione e ripensamento, sempre difficili le settimane precedenti il compleanno, perciò rassegnatevi a mettervi a gambe incrociate, e, buona riflessione. Astrotarocco del giorno per Capricorno: Regina Bastoni. L'amore mette giudizio e ha voglia di concretizzare due punti. Una donna matura che aiuterà la coppia a coronare il loro sogno, o a superare una profonda crisi. Corteggiamenti anche al di fuori della coppia. I single scopriranno presto persone segretamente innamorate di loro che cercheranno di dichiararsi, o di rendersi presenti. Fate del bene a qualcuno, aiutandolo per quanto nelle vostre disponibilità. Due punti: fate delle buone azioni. Al momento opportuno il cielo vi ricompenserà. Non disprezzare i lavori extra che ti offriranno. Allegria in casa per i nati di domenica. Oggi l'amore non andrà come vorrai. Ti sentirai teso e agitato. Girano pettegolezzi sul vostro conto. Due punti: provate a smantellarli avendo cura di individuare i responsabili delle dicerie, e di chiarire al più presto la vostra posizione. Al lavoro come a scuola o tra amici. Attenzione a manipolare gli attrezzi da cucina, e gli accessori da bagno. Due punti: usate prudenza, tanta prudenza. Se vi passerà per la testa di concedervi una serata fuori dagli schemi, sappiate che vi sta vicino, e vi vuole bene. Potrebbe innervosirsi e crearvi problemi, e, come minimo virgola, essere feriti. Una persona si rivelerà particolarmente importuna e vi darà del filo da torcere. Due punti: solo con la vostra enorme pazienza potrete superare ogni cosa, ma in ogni caso, che fatica liberarsi di questa persona. L'arte e le cose belle ti attireranno. Vai a vedere una mostra di quadri o qualunque cosa parli di cultura. Soldi in arrivo moderatamente. Punto: Ariete e Bilancia ti ammireranno. Serata allegra. Potranno nascere malintesi di ogni genere. Cerca di contenere al massimo l'orgoglio. Cerca di ricordare i tuoi sogni. Potranno suggerirti messaggi importanti. Sei molto stanca e sfiduciata in questo periodo. Cerca di farti forza. Le cose cambieranno solo se lo vorrai realmente. Non scoraggiarti prima che tutto precipiti. Protagonisti con la luna nel vostro segno, a braccetto con i vostri tre inquilini Giove, Saturno e Plutone, tutti quanti in buona armonia con Urano, e, fino al tardo pomeriggio, anche con Venere, in trigono lui, in sestile lei. Peccato che verso sera sia proprio la bella dea dell'amore a farvi uno sgarbo, scivolando in dodicesima casa tra le braccia del Sole e di Mercurio, insolitamente taciturni e poco propensi all'ottimismo, figurarsi su di voi, già pessimisti di natura, che effetto sortiranno? Amore ed Eros. Se speravate di trasformare in amore una tenera amicizia, ora vi accorgete di esservela. Suonata e cantata da soli, era tutta un'illusione che si infrange contro la scogliera della realtà. L'oggetto delle vostre brame è già impegnato, o sta pensando a qualcun altro, dunque toglietevi il pensiero di mente e fissate l'attenzione altrove. Discussioni in famiglia a proposito dei figli, ribelli alle regole, e con atteggiamenti che preoccupano.
Si sa, i ragazzi a casa da soli sono difficili, la scuola è fondamentale ma bisogna saperla gestire, altrimenti al posto di darvi tranquillità non farà che aumentare le preoccupazioni. Una intesa sentimentale completa ve la riserva oggi una bella combinazione di Giove e Nettuno, in angolo favorevolissimo col vostro segno, sia che abbiate una storia stabile, o anche una relazione disimpegnata. I single di dicembre si preparino a colpi di fulmine senza precedenti. Lavoro e denaro. Poche occasioni, se siete in cerca di un'occupazione, vi accorgete di quanto la situazione stia diventando difficile, peggio, ingestibile. Ma anche se il lavoro c'è, non vi sentite tranquilli, vi basta sentire le notizie economiche per andare in fibrillazione, in particolare se siete in proprio, e la vostra attività già da tempo dà segnali di sofferenza. Tensioni e frizioni anche nell'azienda di famiglia, nessuno può stare tranquillo in questo momento, ma litigare a chi giova? Che tipo di lettore è il segno del Capricorno? Ama o non ama leggere? Ecco, nel Capricorno troviamo proprio il segno della bibliofilia, l'amante appassionato della lettura, il compratore di testi che non sempre legge, ma che colleziona quasi con devozione, riempiendo, ai limiti del possibile, gli scaffali della sua casa. Il pianeta simbolicamente in domicilio in Capricorno, Saturno, gli ispira un calmo ordine mentale e la virtù della logica nella pratica della lettura. Questo è un segno che può leggere tranquillamente anche i libri più lunghi. Se il libro ha incontrato il suo favore, difficilmente potrà essere dimenticato, anzi, con competenza, il nostro lettore potrà ripescarlo sempre, ragionarci su, anche a distanza d'anni. Plutone vi aiuta ad approfondire argomenti di tipo politico legati all'attualità. Benessere. Mal di stomaco, bruciore di gola, sensazione di stanchezza e di malavoglia. Se ve ne preoccupate non avete tutti i torti, tuttavia fermandovi un paio di giorni, e standovene al caldo, tirerete un sospiro di sollievo. Il malessere se ne andrà spontaneamente? Vista indebolita per gli over 50, troppo computer, troppo smartphone, urge cambiare lenti, ma anche la montatura ha la sua importanza. Vero che in questo periodo non pensate al look, ma con un occhiale che vi ingentilisca i lineamenti, prenderete sicurezza in voi stessi e allo specchio vi piacerete di più. Per lei? Imbronciate e con ragione, oggi nonostante i vostri sforzi sembra che nulla vada per il verso giusto, a cominciare dall'amore, che non vi guarda nemmeno di striscio, inutile cambiare look, piuttosto cambiate soggetto. Per lui. Disamina dei vostri conti, dei progetti e del budget a disposizione per realizzarli. Magari vi preoccupate per nulla, ma una cosa è certa. Oggi non siete tranquilli. Colore delle emozioni. Grigio. Barometro dell'umore. Coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 6. Finanze. 6. Benessere. 5. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo!